Caramello morbido, già il nome mi fa sognare, diventa goloso, piace a tutti, ai più grandi, ai più piccini, ai meno grandi. Pensate che il caramello è uno dei prodotti che piace a livello planetario, cioè in tutto il mondo, fatto con due ingredienti, panna e zucchero. In questo caso noi lo faremo anche con un po' di sciroppo di glucosio. Perché? Perché mettendoci lo sciroppo di glucosio mi dà un caramello meno dolce. Meno dolce. Facciamo in questo caso, la ricetta è semplicissima. Una parte di zucchero semolato o anche zucchero di barbabietola grezza, una parte di sciroppo di glucosio e una parte di panna al 35% o 38%. Cambia solo poi alla fine cosa? Il grado Brix. Dunque, più il grado Brix è alto, perciò 80, 82, 84, più otteniamo un caramello molto solido. Se invece volessimo un caramello più morbido, il Brix può andare su un 76-78 gradi Brix. Attenzione, in questi tipi di caramello posso aggiungerci anche eventualmente delle coperture al latte, bianco, fondente, servono solo per dare una consistenza più cremosa e meno filamentosa, meno viscosa. Oppure possiamo aggiungerci del burro. Vi faccio esempio, quando mangiate un prodotto al caramello, spesso succede che mettendo di profilo, quando voi mangiate, il filo non è mai lunghissimo, ma si spezza subito. È data dalla presenza dei grassi. E i grassi in questo caso ci aiutano a far cosa? A coprire la percentuale, anzi, più che la percentuale, mi serve a coprire la sensazione di dolcezza. Difatti, un caramello fatto bene, bilanciato bene, non sarà dolce come quello che voi magari vi immaginate. E pensate, un caramello morbido possiamo utilizzarlo come base all'interno di una mousse. Per esempio, voglio fare una mousse al caramello, posso utilizzare questo tipo di caramello qui. Oppure voglio fare un semifreddo al caramello o un gelato al caramello. Lo stesso principio, lo utilizzo come ingrediente caratterizzante. Oppure posso utilizzare lo stesso caramello all'interno di una pralina per fare una pralina al caramello. Perché no, al caffè? Semplice, basta aggiungerci un po' di caffè solubile. Oppure posso farlo al frutto della passione, perciò alla frutta. Cosa faccio? La panna la modifico sostituendo una piccola parte di panna con un po' di purea di passione o purea di altri frutti. Oppure, se non è passione, perciò non è un prodotto molto acido, potrei farlo completamente con una purea, non so, una purea di albicocche, una purea di lampone. La panna viene sostituita completamente, non più parzialmente come per la purea di passione, ma completamente. E ottenete un caramello con le sfumature di frutta. Questo tipo di caramello lo possiamo utilizzare anche all'interno di un dolce. Cioè io posso montare la mia torta con, non so, un biscuit al cioccolato, un cremoso alla nocciola, un caramello vaniglia e sale, che è molto buono, e una mousse magari, perché no, al cioccolato bianco. Quando il cliente taglierà questa fetta di torta, vedrete lateralmente questa goduria di caramello che inizia a scendere, senza esagerare naturalmente, perché ricordatevi che sono sempre zuccheri. Bene, andiamo ora alla preparazione del nostro caramello morbido godurioso. Lui è l'ingrediente principale, lo zucchero. Ripeto, questo è uno zucchero semolato, può essere di canna o di barbabietola, oppure buonissimo di barbabietola grezzo. Vuol dire che ha un colore come lo zucchero di canna, però vi dà un gusto buonissimo, del caramello. Altro ingrediente, panna e sciroppo di glucosio messi assieme, li porteremo a bollore, poi successivamente aggiungiamo la bacca di vaniglia e il sale. Una cosa importante sugli aromi, io gli aromi li aggiungo una volta che ho terminato il caramello, perché spesso viene passato al setaccio. Se mi mettete la bacca di vaniglia, o il fior di sale o altre cose, quando lo passate al setaccio, vi rimane nel setaccio, ma non più nel prodotto.
Ok? Andiamo con la preparazione. Perciò la prima cosa da fare è caramellare a secco lo zucchero. Cosa vuol dire? Prendere un pentolino, scaldare bene il pentolino e aggiungerci lo zucchero senza acqua. Questo vuol dire a secco. Successivamente, quando ha preso un bel colore nocciola, state attenti qui, perché la temperatura ideale è 176-178, ma il controllo sfugge velocemente, perché non avendo acqua sale velocemente la temperatura. Se è poco cotto, perciò poco biondo, vuol dire che sarà poi dolce al palato. Se è troppo cotto, perciò molto bruno, nocciola, bruno cioccolato, vuol dire che sarà molto amaro. Fate molta attenzione. È semplice, ma è complicato. Andiamo. Allora, aggiungete lo zucchero, vedete, in questo modo qui, e attendete che si fonde. Non dovete assolutamente utilizzare una spatolina al momento, perché dobbiamo sfruttare lo zucchero che si fonde come se fosse uno sciroppo per il resto dello zucchero che andiamo ad aggiungere. Se mescolate velocemente quando avete aggiunto lo zucchero, si formeranno dei grumi e non li togliete più. Tutto qui, questo è il trucco. Perciò aspettate, abbiate pazienza e vedrete che tutto piano piano inizierà a fondersi. La panna con lo sciroppo di glucosio deve essere calda, perciò portata a bollore. Perché? Perché pensate che qui, quando lo zucchero viene caramellato, raggiunge quasi 180 gradi. Se mettessimo la panna e lo sciroppo di glucosio freddi, ci sono quasi 140 gradi di differenza. Questo shock termico può provocare, fate attenzione alle mani, delle gravi ustioni. Eccolo qua, vedete, sta fondendo lentamente. Io non aggiungo altro, anzi aggiungo dove inizia a fondersi, vedete? Fa tutto da solo, non abbiate paura. Inizio, vedete, a mescolare delicatamente. Ecco, quando lo farete con uno zucchero, per esempio di canna grezzo, non ho detto moscovado, ma ho detto canna grezzo, il colore non lo vedete così chiaro, perché è già scuro di per sé dato dalla melassa. Questo vale anche con lo zucchero di barbabietola. State molto attenti, perché vi sembra che non caramella mai, ma si brucia in un attimo. Vedete che sta cambiando il colore. A questo punto aggiungo ancora un pelino di zucchero e continuo fino a fondere completamente tutto lo zucchero. Vedete, aggiungete, possiamo usare anche una frusta in silicone. Anche la mia pentola è un po' leggermente sgraffignata, perché sono usate, non è che io ho le pentole che le lascio in bella vista in Pastry Concept. Eccoci qua. Vedete, sotto controllo il colore del caramello. Nel frattempo sto scaldando su un'altra piastra la panna con lo sciroppo di glucosio. La velocità del calore mettete la media, cioè se fate una cottura troppo rapida vi può sfuggire il colore del caramello. Fate molta attenzione, perciò è meglio le prime volte lento. Perciò in questo caso su una piastra da 1 a 10 ho messo un 8. Sul fuoco invece magari, appunto, non prendete il fornello più grande, prendete quello un po' più piccolo, per evitare appunto che vi sfugge il caramello e poi diventa amaro. Vedete che c'è un bel colore. Questa è panna e sciroppo di glucosio che tra poco inseriamo all'interno. Attenzione quando versate il liquido, vedete? Ok, e pian piano aggiungiamo il resto
utilizzate un pentolino abbastanza capiente, perché altrimenti poi non riuscite più a contenerlo. Non toglietelo mai dal fuoco, che altrimenti poi indurisce e non lo riprendete più. Allora, qui è un momento molto particolare, vedete, è già pronto il nostro caramello, eh? Dovete solo stare attenti a non andare oltre un determinato bris. In questo caso potete misurare sempre con un refrattometro. Allora, qui abbiamo passato al setaccio il nostro caramello, aggiungiamo il sale e aggiungiamo adesso la bacca di vaniglia. Voilà. Adesso vi faccio vedere una cosa, questo caramello, che è molto cremoso, siamo a 82 bricks, vi verso un po' di prodotto sul piatto per far vedere come si presenta. Vedete che già, guardate che solida che è, eccola qua, il nostro caramello, vedete, è pronto. Se fosse troppo duro, vabbè, ecco qui, questi sono 82 bricks. Refrattometro per misurare, vediamo se siamo arrivati a 82 bricks. Siamo un po' più alti, siamo 2 gradi in più. Allora, quando siete 2 gradi in più, possiamo aggiungere ancora un po' di panna direttamente a freddo, così, vedete, non vi preoccupate. Panna o altro liquido. Questo cosa fa? Dà l'umidità che avete tolto. Eccoci qua. Vedete che già è più morbida anche. Il caramello morbido potete recuperarlo in tutti i casi. Se è troppo morbido, rimettete sul fornello per far evaporare ed arrivare ai bricks. In questo caso abbiamo detto da 78 a 82 bricks. Se invece è troppo solido, perciò siete un po' più alti con i bricks a 86, ci aggiungete un po' di acqua sotto forma di o acqua o borea o panna e ribilanciate il tutto. Questo è proprio il bello. Guardate che bella consistenza. Spatolandolo, guardate che bello che è. Vedete anche la bacca di vaniglia che è stata messa dopo che viene filtrata, mi raccomando. E se lo alzo, eccolo qua l'effetto, che è importante. Questo è un bellissimo effetto per farvi capire se siete sulla strada giusta. Ok, come vi ho detto prima, possiamo aggiungerci anche della copertura. In questo caso ci aggiungete copertura fondente o latte, attendete che si fonde e avete un caramello appunto più scuro o più intenso in base al tipo di copertura che aggiungete e sicuramente sarà anche più solido. Ecco, se avete un brix troppo alto, quando aggiungete la copertura fa l'opposto, cioè si separa. Se si separa, nessun problema, aggiungete un goccio d'acqua o panna o purea. Eccolo qua, pronto. Adesso li mettiamo a confronto e voilà. Guardate che bella texture, solida. Vi faccio vedere la texture di quello con un po' di cioccolato fondente. Guardate che bello che è. E pensate che è ancora caldo, eh? Ecco, questa è la texture giusta, la vedete sempre quando vi faccio questo effetto qui. Vedete che tiro su e lo faccio a favore di camera. Quando fa il filo in questo modo qui, il caramello è perfetto. Ecco qui, quell'altro, senza, guardate che bello, che è un po' più colloso, come vi dicevo prima, per il motivo che non ha grassi. Infatti, vi faccio vedere la struttura. Guardate come fila. Bella, completamente diversa dall'altra. E voilà. Potete utilizzare queste due tipologie di caramello all'interno di dolci, semifreddi, gelato o
come ingrediente caratterizzante, oppure mettendoci dentro una salsa particolare che diventa appunto al caramello. Oppure, se avete la possibilità o vendete coppe gelato al tavolo, perché no? Fate la vostra coppa gelato con i gusti che sceglie il cliente e poi ci mettete la vostra salsa al caramello o caramello morbido. Cambia solamente la quantità di solidi, perciò la salsa è un po' più morbida, normalmente 70-75 bricks, un caramello morbido si parte da 76-78, massimo 82 bricks. La conservazione la mettete in un contenitore ermetico, frigorifero, anche per 4 settimane senza nessun problema. Bene, spero che vi sia piaciuto questo nuovo video. Vi ringrazio perché ci seguite sempre in tanti, seguiteci sempre di più sul nostro canale YouTube Pastry Concept. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi è piaciuto ne mettete 3, sempre, perché è un numero perfetto. Un abbraccio e un bacio grande da Leonardo Di Carlo by Pastry Concept. Ciao!